16 marzo 2017 davanti a Montecitorio, anzi piazza Montecitorio, Gianni Colacione per Libre TV in compagnia di Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Luca Coscioni. C'è un sit-in per i bandieri radicali italiani dell'associazione Luca Coscioni. Filomena, che cosa sta succedendo? Beh, abbiamo convocato questo presidio, l'associazione Luca Coscioni insieme a Radicali Italiani, un messaggio liberi fino alla fine, nel momento in cui inizia il dibattito in aula, alla Camera, sulla proposta di legge sul cosiddetto testamento biologico. In questo momento stiamo ascoltando i vari interventi e è arrivato il momento di dare all'Italia una legge sul testamento biologico. Anche perché è una legge in risposta alle richieste dei cittadini. Ecco, ricordiamolo, scusa se ti interrompo, perché Libre TV era qui quando furono portate le firme, questa è una legge di iniziativa popolare, 67.000 firme, quanto tempo fa? Ma abbiamo depositato quella proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell'eutanasia. E più di un anno fa è stato calendarizzato il tema, poi c'è stato uno sdoppiamento, testamento biologico ed eutanasia è rimasto fermo. Dopo più di un anno di lavori della Commissione arriviamo a questo testo che oggi è in aula, che è un buon testo di partenza, ma deve essere emendato, migliorato in alcune parti, che riguarda il testamento biologico, le dichiarazioni, le disposizioni anticipate di volontà. E ci sono dei punti che dovranno essere migliorati durante il dibattito in aula e riguardano soprattutto quel riferimento che viene impostato nell'articolo 1, dove il medico può fare riferimento al proprio codice deontologico. Il codice deontologico non è legge di Stato. Un medico fa riferimento sì nella propria professione, ma si deve attenere alle leggi dello Stato, ai principi della Carta Costituzionale che vengono declinati con le leggi di uno Stato, e quindi vorremmo che questa parte fosse eliminata. Inoltre bisognerà chiarire anche la parte della sedazione profonda. Questo disegno di legge, questa proposta di legge, di fatto prevede che possono essere rifiutate le cure come l'idratazione, l'alimentazione artificiale. Però sulla parte della sedazione deve essere ben chiaro, fa un rinvio alle cure palliative. Noi chiediamo che sia ben specificata la parte della sedazione profonda. È arrivato il momento, stavo dicendo prima della tua interruzione, di dare all'Italia una legge che permetta a tutti i cittadini di esercitare pienamente quel diritto all'autodeterminazione. Non si capisce perché. Io sto bene, in questo momento posso rifiutare delle cure. Posso interrompere un trattamento sanitario in qualsiasi momento. C'è un consenso informato che il medico mi chiede di firmare, dove io posso revocare il mio consenso prestato. Ma tutto ciò nel momento in cui io sono in uno stato di fragilità, dove non posso esprimere il mio volere, quella che è la mia decisione, perché sono immobilizzata, perché ci sono degli eventi che mi costringono in un letto, in quel momento io sarò fortunata se troverò il medico che tramite le persone che sono attorno a me riesce a percepire quello che io voglio, ad affermare la mia volontà, altrimenti devo finire nei tribunali. E lo abbiamo visto con Walter Piludu, che chiedeva il distacco dalle cure e la sedazione. Lì c'è stata l'ASL che si è rifiutata, l'amministratore di sostegno si è rivolto al giudice tutelare che ha emesso un decreto che ordinava all'ASL il distaccamento dalle cure e la sedazione. Allora non è possibile che ogni volta ci dobbiamo rivolgere ai tribunali. La storia di Eluana Englaro, la battaglia dolorosa che quel papà ha dovuto fare, insegna, e quanti anni sono passati. Inoltre basta aprire i giornali per vedere quanta voglia di autodeterminazione hanno i cittadini italiani in tutte le fasi della vita. Quindi questa proposta di legge ci auguriamo che diventi legge con i punti corretti che ho evidenziato prima e che si arrivi ad una legge nazionale che ci riporti in Europa, perché siamo tra i pochi paesi che purtroppo non hanno normative in materia. Ma nella prossima legislatura porremo sicuramente nelle priorità dell'agenda politica del Parlamento la legalizzazione dell'eutanasia. In questo momento sappiamo che non ci sono i tempi per approvare
quella proposta di legge di iniziativa popolare che noi abbiamo depositato e che ha validità per due legislature. Anzi, io vorrei dire anche di più. Chiederemo a tutti coloro che ci verranno a chiedere un voto, che si proporranno ad essere i nostri rappresentanti in Parlamento, la posizione che hanno su tematiche come eutanasia e libertà delle persone. Non ho sentito impegni specifici su queste tematiche, a parte le dichiarazioni che ci sono state, però in merito alla vicenda di DJ Fabo. Allora, gli italiani vogliono sapere, la persona che gli chiede fiducia con un voto per diventare, vuoi segretario di un partito, vuoi legislatore in Parlamento, come la pensano su questi temi. È arrivato il momento di essere chiari e rispettare libertà che sono tra l'altro affermate dalla nostra Carta Costituzionale. E l'iter giudiziario della legge 40 insegna le cattive leggi vengono modificate, anche se il Parlamento poi si rifiuta, è intervenuta la Corte Costituzionale, quindi ci aspettiamo una buona legge, che non si ripeta mai più l'iter della legge 40. Grazie a Filomena Gallo, segretaria dell'Associazione Luca Coscioni.